Giorgio Lacrimini, progetto che ha lanciato le Stanze Polcro è un progetto internazionale, no? In cui i ragazzi un po' da ogni parte del mondo potranno abbinare studio e calcio. Di cosa si tratta? Sì, diciamo che è stata un'occasione e noi non l'abbiamo presa al volo, siamo stati scelti per questo progetto, che è un progetto che vede oltre 30 ragazzi provenienti da ogni parte del mondo che verranno qui nella nostra valle, ospitati da due strutture che sono il convitto INPDAP di Sansepolcro e quello di Pieve Santo Stefano, e saranno quindi come ripeto una trentina di ragazzi che abbineranno allo studio anche lo sport. Saranno impiegati in un campionato probabilmente, ora dobbiamo vedere un po' la formula che è prevista, però è un progetto importante di visibilità per noi soprattutto, ma anche un'occasione di integrazione per questi ragazzi che si alleneranno qui nei nostri impianti, verranno a contatto con quello che è il nostro settore giovanile, quindi vivranno la nostra zona in tutto e per tutto.